Siano lodati Gesù e Maria. L'Apostolo San Paolo, con il suo linguaggio sempre molto forte, molto profondo e a sfondo prevalentemente battesimale, ci ha ricordato nella prima lettura quella bellissima realtà. Tenete presente che la lettera ai Romani è scritta appunto a ex pagani, quindi a gente che aveva vissuto lontana da Dio. Quindi il confronto, il contrasto tra la vita del pagano, una vita che è a servizio dell'impurità e dell'iniquità, proprio il mondo pagano che purtroppo oggi è diventato ampiamente diffuso, quindi impurità e iniquità sono purtroppo all'ordine del giorno, che non hanno niente a che fare con la vita di un battezzato, che mette le proprie membra a servizio della giustizia e per la santificazione, perché ha conosciuto per esperienza che il peccato è cosa che rende schiavi e che porta alla morte, non soltanto alla morte fisica, comunque tutti quanti affronteremo, ma soprattutto alla morte interiore, alla morte dell'anima, mentre il dono di Dio, ricevuto col battesimo, è la vita eterna che non comincia semplicemente quando moriamo col paradiso, ma comincia con quella splendida situazione nuova e serena e felice dell'anima già da questo mondo. Nel Vangelo abbiamo ascoltato alcuni passaggi tipici. Sapete che San Luca, l'anno scorso, che è venuto agli incontri biblici, ricorderà, è la penna di San Paolo, quindi dietro la penna di Luca c'è il cuore di San Paolo. San Giovanni Crisostomo diceva che il cuore di San Paolo era una cosa sola col cuore di Cristo, era arroventato d'amore. E quindi in alcuni passaggi del Vangelo San Luca accentua questa dimensione forte. Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso. Il fuoco lo capiamo tutti, non basta che guardiamo l'immagine del Sacro Cuore. Il cuore di Gesù ce l'aveva il fuoco. Il fuoco simboleggia l'amore, l'amore ardente, quell'amore che fa, come dire, di Gesù il cuore della nostra vita, colui che è sommamente amato, colui per il quale tutto si fa, perché sapete che la grande molla che spinge l'uomo a fare qualunque cosa è l'amore. Io lo dico sempre, chi è stato innamorato veramente, io lo sono stato quando ero giovane, sa che si farebbe qualunque follia quando uno ha proprio perso la testa. E quando l'amore non c'è, anche una stupidaggine, i matrimoni che stanno un pochino in crisi, cioè pure mette in piatto sulla tavola, si va svogliatamente se non c'è l'amore. Gesù dice anche: c'è un battesimo che devo ricevere, come sono angosciato perché non sia compiuto. Attenzione, anche Gesù non è stato battezzato come noi. Il battesimo è usato da Gesù in senso simbolico, perché il battesimo è una immersione, etimologicamente parlando. Il battesimo che Gesù avrebbe ricevuto non era neanche quello di San Giovanni Battista, che già era stato, ma era il battesimo della croce, quindi era essere immerso, travolto, ecco, e ucciso realmente da tutti i peccati del mondo che ha preso su di sé. Questo dobbiamo pensarci veramente molto bene, perché Gesù ha preso di sé i peccati di tutto il mondo. Quindi lo dico delle volte, insomma, sono anche mie riflessioni personali, no? Noi andiamo dietro a uno che ha preso i peccati di tutto il mondo, quindi come faccio a non prendere un peccato di una persona che mi sta vicino, piccolo, io che sono un povero peccatore come lei, quando Gesù ha fatto questo, no? E poi c'è quel passo che ovviamente va lettamente interpretato. Gesù dice: pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? Dice: no, la divisione. Allora, se voi siete tutti quanti bravi e intelligenti, dice: ma mo tra poco, durante la messa, Don Leonardo va a dire: Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma ha detto che non porta la pace, porta la divisione, ma insomma, Signore mio, che fa, porti la pace o porta la guerra? Ecco, questo bisogna fare attenzione anche quando ci si accosta alla Bibbia. Ecco perché stanno gli incontri biblici, di fare attenzione, perché ci si mette in questi apparenti vicoli ciechi, perché non c'è nessuna contraddizione, perché il principio di non contraddizione funziona quando tu dici e neghi la stessa cosa di una stessa realtà, ma nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto. Ecco, qui Gesù non dice perché la pace che Gesù porta è la pace del cuore, che deriva dall'essere in comunione con Dio. La guerra non è la guerra del cuore, ma è la guerra con chi ti sta intorno, che Gesù non la vorrebbe, ma che viene scatenata quando, che cosa succede? Uno segue il Signore e qualcun altro no. E che cosa succede sempre? Questo nel nostro piccolo ci è capitato un po' tutti quanti, no?
anche tra i parenti, tra gli amici, appena ti avvicini un po' al Signore, ma che stai a fare? Te sei ammattito, sei esagerato, che bisogna andare a messa tutti i giorni, che fa questo, fa quell'altro. Queste sono cose piccole, però sono cose che sono piccole forme di divisione, in forma più forte, insomma, in certe situazioni può diventare veramente preoccupante. Che cosa bisogna fare in queste situazioni? Accettare che si determini questa situazione che non è voluta da Dio, ma è accidentale. Cioè, Gesù l'ha detto, non abbiate paura che quando succede questo, perché passi indietro non si fanno, capite? Perché il quieto vivere non va d'accordo col Vangelo. Certamente noi cerchiamo possibilmente di trovare la pace e la concordia con tutto, ma non a qualunque, con tutti, ma non a qualunque prezzo. Perché se il prezzo della pace è che io devo rinnegare il Signore, devo lasciarlo o devo scendere a compromessi col peccato, questo non si può fare. Chiunque te lo chieda, anche se te lo chiede tuo padre, anche se te lo chiede tua madre, insomma. E quindi Gesù dice questa cosa per prepararci alla possibile conseguenza, capite? Quindi la pace ce la porta nel cuore, e la pace del cuore viene nella misura in cui facciamo la volontà di Dio. La divisione è una cosa esterna che accidentalmente si produce quando qualcuno accoglie e segue Gesù e qualcun altro, Gesù non lo accoglie e non lo segue. Perché il divisore, non dimentichiamolo mai, che è il diavolo, che mette contro i discepoli di Gesù, quelli che sono amici suoi, e per cui ci fanno la guerra. Ma pazienza, noi reagiamo come ha reagito Gesù, amando i nostri nemici, pregando per i nostri persecutori e prendendo su di sé, su di noi stessi, i peccati degli altri. Beh, chiediamo a Maria Santissima, ecco, che soprattutto ci comunichi qualcosa, ecco, della fiamma d'amore del suo cuore immacolato, per amare davvero Gesù, perché solo dentro l'orizzonte dell'amore a Gesù tutte le cose che abbiamo meditato insieme acquistano non solo senso, ma anche possibilità reale di essere vissute e messe in pratica. Siano lodati Gesù e Maria.